Bresciano per la 18ª edizione della camminata. Con noi c'è il presidente della comunità che organizza tutta questa cosa, del comitato che organizza questa bellissima festa che ogni anno accoglie sempre più gente. Tutti vengono a vedere quanto è buona la schiacciata del Bresciano, certo. E tutte le altre pietanze. Con noi è Gabriele Grassi. Ciao, buonasera, salute a tutti voi. Quindi noi 18esimo anno, siamo ancora contenti perché il tempo è ottimo. Dobbiamo sempre dedicare un attimo di attenzione a quello che sono le condizioni meteorologiche, però quest'anno si sta veramente bene, quindi cercheremo di essere all'altezza di quello che ormai è la nostra consuetudine, quindi una ottima festa, bellissima festa. Quest'anno abbiamo anche realizzato tanti più posti a sedere e quindi cercheremo di soddisfare veramente tutti. Ottima qualità culinaria, ottima musica sia di liscio che di discoteca. La disco per i giovani, perché sennò i giovani non verrebbero. Assolutamente, penso. Assolutamente vero. Quindi nel Prato abbiamo la disco Quercia con il DJ Marino e il new entry Andrea, quindi quest'anno ci abbiamo soddisfazione per tutti. Poi ovviamente il nostro gruppo storico Serafino e il suo complesso di Mille e Una Notte. E senti, vuoi ringraziare qualcuno? Perché i volontari sono tanti e alcuni lavorano da giorni per organizzare questa cosa, perché fanno tutto loro, montano le piste, montano i tavoli, tutto fanno i volontari. Assolutamente sì, è una festa che si sviluppa solo e esclusivamente sul volontariato, quindi ringrazio veramente tutti, dal primo all'ultimo. Sarebbe superfluo indicare i nominativi, ma veramente siamo tanti, perché è una festa sentita, una festa della frazione di Bresciano che ci rende orgogliosi per quello che facciamo e anche i paesi limitrofi ci invidiano questa nostra festa. Quindi il ringraziamento va a chi organizza, ma anche a tutti quelli che vengono a trovarci. Grazie. Siamo pronti qui a tagliare gli affettati, invece troviamo Matteo. Scalmarite, come va? Stai andando alla grande, ho visto prima tagliare. Stavamo affettando a tutta birra, abbiamo fatto anche una modifica all'affettatrice, 5 salami per volta, 5 signori, 5. Signori, allora avete mangiato? Poco. Com'è che avete mangiato poco? Perché sono sufficientemente cicciotta. No. Com'è? Lei ha mangiato la polenta? Bene. Tutto buono? Tutto buono, va. Signori, voi da dove venite? Dalla provincia di Pesaro. Come le piace? Molto, sì. Cosa le è piaciuto di più? La polenta, le salsicce, tutto. Allora, vieni. Qui abbiamo una signora che viene dalla Francia e prima ci ha detto una cosa. Interessante, piacerebbe farlo anche noi. Infatti mi piacerebbe copiare l'idea della festa, è bellissima. Quindi dopo prenderai spunto da quello che hanno fatto qua per rifarlo lì da voi. Infatti dove abitiamo noi. Cosa ha mangiato? Ho mangiato la piadina e la salsiccia. No, la schiacciata. È buona? Buonissima, sì. Bene, buon divertimento. Grazie, ciao. No. Sì, siamo qui. Eccoci, siamo qua all'ingresso, vedi? Fabrizio già si è dileguato, fa finta di salutare la gente. Con noi c'è Leonora, già sta arrivando gente, hai visto il pienone? Sì, già siamo pieni, è iniziata adesso la serata e continuerà ad arrivare gente. È una festa che funziona, che porta tantissime persone ed è una cosa molto positiva per il Bresciano. Perché è un paese talmente piccolo che d'inverno soprattutto ci sono pochissime persone. Sì, saranno una ventina di persone proprio a dirla tutta e d'estate ce ne sono di più, però questa festa porta tanta gente ed è positivo per questo piccolissimo paese in miniatura. Grande festa, piccolo paese, inversamente proporzionale. Esatto, proprio così. Grazie Leonora. Bella camminata al Bresciano. Con noi c'è uno dei collaboratori, anzi il tecnico, che senza Valerio Pellegrini qua non si fa niente. Lui è il tecnico delle luci e ha organizzato proprio un esplat di luci quest'anno. Sì, diciamo che anche quest'anno per il 18esimo anno stiamo rimettendo in piedi questa camminata che ormai è una tradizione che si sviluppa negli anni ed è sempre più acclamata e sembra che ormai è entrata nel cuore qui di tutta la zona del comune di Sestino e della Val Tiberina. Niente, io mi occupo dell'impianto luci per quanto posso, perché non è proprio il mio settore di lavoro, però
serviva la mano tecnica e quindi diciamo io mi sono adoperato per questo. Per il resto c'è tanta collaborazione da parte di tutti, tanti volontari della zona, della zona e di fuori, soprattutto villeggianti che vengono con lo spirito di aiutare. Ormai la camminata è un simbolo e quindi speriamo di poter mantenere negli anni, però è sempre più difficile, quello non c'è dubbio. Beh, però i giovani, io ho visto che comunque stanno iniziando, noi dobbiamo contare momentaneamente sulle nostre forze. I giovani, ben venga, quello sicuramente. Quindi va bene, Valerio, complimenti. Grazie, ciao, un saluto a tutti. Dove? Al campetto del Presciano, sì. La Disco Quercia, così mi hanno detto. La chiamano così. La Disco Quercia. La chiamano così. Con noi c'è Stefano, esatto. Grassi, che è qui al bar. Esatto. Sono anni e anni di incarico qua. La serata sarà lunga e faticosa. Un duro incarico quello di star qui, perché gestire molti giovani. No, è una bella una serata lunga. Sono tutti coscienziosi, specialmente verso le 3:30 sono tutti coscienziosi. No, per fortuna qua diamo solo birra, quindi al massimo andranno più spesso verso i bagni, diciamo, al massimo sarà quello il loro destino. Meglio, verranno qui a ballare e, esatto, divertirsi con il ballo. Esatto, nel modo giusto, senza esagerare. Certamente, grazie Stefano. Grazie a voi, ciao. Allora, siamo qui al bar, al Presciano, con noi c'è Frank che vuol farlo spiritoso perché vuol far parlare solo gli altri e invece l'abbiamo preso. È raccomandabile a tutte le over 60. Ecco. No, bar, precisiamo che ancora qui ancora non abbiamo bevuto. Serio. Ci aspettiamo tantissima gente, vero Fabio? Speriamo che ci venga tanta gente, speriamo che ci divertiamo, speriamo che riusciamo a riempire la piazza. Poi buon bere a tutti. Ma mica devi parlare con lei. Sì, come no? Guarda, lui sì che è serio. Te non sei serio, Massimo, scusa. Oramai no, vicino a 60 anni si peggiora. Allora non bere stasera perché sennò. Cercherò. Beve solo l'acqua, Massimo. Per buona fortuna qui ci sono tutti astemi meno che io. Sì, ok. Sì, Massimo non beve. Per qui con noi c'è un bambino che viene da Parigi. È vero, Diego? Sì. Ascolta, com'è buona questa piadina? Sì. Hai mangiato? Con sì. Cosa l'hai mangiata? Con il prosciutto e la Nutella. Senti, invece le patatine le hai mangiate? Sì. Ascolta, consigli a tutti di venire qui? Ci vieni il prossimo anno? Non lo so. Come non lo sai? Io vengo dalla provincia di Perugia. Mi piace tanto la festa del Presciano perché si mangia tanto bene. Innanzitutto la focaccia e le patatine. Si cammina benissimo perché c'è un gran freschetto e di qui non fa mai caldo. Ciao a tutti prossimo anno. E ci vediamo il prossimo anno.